Gli italiani portano l'etica nel piatto. Mangiare diventa una scelta culturale, frutto non solo dei propri gusti, ma dei propri valori, della propria idea di società. In linea con queste nuove esigenze del consumatore moderno, l'Istituto di Valorizzazione dei Salumi Italiani lancia il proprio manifesto dei valori, a cui aderiranno le aziende produttrici di salumi in Italia. Tra i valori che compongono questo manifesto mi preme sottolinearne in modo particolare alcuni. Il primo è quello sicuramente del legame con il territorio. Legame col territorio che per noi è fondamentale perché appunto i nostri prodotti hanno origine nel territorio, hanno una storia radicata nel territorio. Un altro tema fondamentale che è espresso da uno di questi valori è il tema della sostenibilità. È un tema nuovo, è la sfida per il futuro per le imprese, perché il prodotto da solo non è più sufficiente a spiegare ciò che in esso è contenuto, ma attorno al prodotto ci sono tutti i temi del rapporto con il territorio, con l'ambiente, con il benessere animale e così via. E da ultimo quello che ritengo un po' la vera sfida che questo manifesto pone alle imprese del settore è un salto, è un cambiamento radicale di cultura del modo di essere impresa. L'avvicinamento e poi la conclusione del processo di sviluppo del manifesto dei valori IVSI è nato ovviamente da una sensibilità che l'Istituto ha manifestato fin da subito e che noi abbiamo accolto nel rielaborare i 7 valori fondanti del manifesto, rendendoli operativi e a vantaggio molto concreto e molto diretto delle aziende aderenti e supporter. Diventa quindi il manifesto un primo vero progetto di responsabilità sociale e sostenibilità che accompagna gli imprenditori più virtuosi e più lungimiranti nel settore delle carni e dei salumi. L'innovazione nella filiera agroalimentare oggi è più che mai importante, lo è sempre stato ma oggi lo è ancora di più, perché siamo di fronte a dei cambiamenti da parte delle scelte, delle attenzioni dei consumatori, quindi dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo a disposizione per raggiungere le aspettative e gli obiettivi dei consumatori che oggi sono fondamentalmente concentrati su un tema che è quello della sostenibilità, ma soprattutto anche sulle storie. Il consumatore oggi sempre di più vuole sapere chi c'è dietro a un prodotto, da dove questo prodotto arriva, e oggi quindi abbiamo la possibilità, grazie alle nuove tecnologie e ai mezzi digitali, di valorizzare tutto questo. Un manifesto che è stato accolto molto positivamente sia per i contenuti relativi soprattutto all'impegno in termini di qualità e di sostenibilità, ma anche in termini di innovazione. Perché effettivamente il consumatore, soprattutto nel corso degli ultimi anni, manifesta sempre più l'esigenza di avere o ricevere da parte delle aziende una comunicazione improntata alla trasparenza. Trasparenza non soltanto sulla filiera, sugli ingredienti che vengono utilizzati, ma proprio anche su quelli che ci sono, sui valori e la vision che sottostanno alla produzione di determinati beni come appunto i salumi italiani. Non è più solo il prodotto il punto fondamentale della vita di un'impresa, ma è il modo nuovo di essere impresa. Quindi il manifesto si pone su una dimensione etica del modo di guardare al futuro, una dimensione etica delle imprese che devono tener conto di una realtà complessa dentro la quale si vive, di una società che cambia, di una cultura del consumatore che sta cambiando.